grazie invece dell'ospitalità. Io vi racconto un pochino quella che è la nostra esperienza, maturata in un po' di anni con i ragazzi a scuola, di cui mi occupo per conto dell'associazione. Voi sapete ormai, avete visto, sapete per esperienza personale, che le fonti di inquinamento di tipo elettromagnetico che ci sono nelle nostre case sono tantissime. E molte di queste fonti sono strumenti che vengono utilizzati sempre più vicini al corpo e spesso in maniera impropria. Quello che si può osservare sono essenzialmente le cose che ho elencato qui. Un uso sempre più precoce vicino al corpo delle tecnologie che emettono onde elettromagnetiche ad altissima frequenza, con conseguente aumento del tempo di esposizione nella vita. Abbiamo capito dalle parole del professore, ci ha detto che il tempo di esposizione quotidiana, annuale, conta tantissimo. Un uso non corretto di queste tecnologie dovuto alla mancanza di informazioni e di indicazioni sulle precauzioni necessarie per prevenire effetti biologici e sanitari. Un basso livello di conoscenze e di informazioni sul funzionamento di questi dispositivi da parte delle famiglie e degli adulti. Questo è un punto fondamentale, perché molto spesso siamo noi che diamo questi strumenti in mano ai bambini, anche molto piccoli, e non abbiamo voglia di capire, e un po' ci sembra impossibile che queste cose facciano male. Il progetto che noi portiamo avanti è partito nel 2004 e diciamo che in questi anni, insomma, abbiamo visto a scuola tantissimi ragazzi. La finalità di questo lavoro è quella di migliorare la qualità della vita imparando ad assumere fin dalla più tenera età i comportamenti di rispetto per la salute propria e per gli altri. Esiste anche un inquinamento elettromagnetico passivo, perché quando io viaggio in treno o in autobus sono contornato da persone che usano il cellulare vicino a me e che usano per esempio dei computer wifi vicino a me. Quindi assumere i comportamenti corretti vuol dire imparare a utilizzare questi strumenti in maniera critica, attenta, conoscendo come funziona e quindi conoscendo quello che succede dentro casa e fuori casa. Gli obiettivi di questi seminari che facciamo da un po' di anni sono degli obiettivi che portiamo avanti attraverso esperimenti didattici, quindi facendo conoscere prima di tutto ai ragazzi che cosa sono i campi elettromagnetici, cioè la forza elettrica, la magnetica, come mai questi due forze interagiscono tra di loro e in che modo, quindi i meccanismi che sono alla base degli strumenti che noi utilizziamo ogni giorno, conoscere il corpo umano e capire come mai il corpo umano, esposto a condizioni che provengono dall'esterno, può subire dei danni, subire delle mutazioni. Conoscere i risultati delle ricerche scientifiche, conoscere la normativa italiana, quella degli altri paesi, conoscere quali sono le regole di autotutela, cioè come noi possiamo ridurre l'inquinamento elettromagnetico personale. I progetti vengono poi portati avanti in ogni scuola, relazionandosi con i responsabili del progetto della singola scuola, quindi poi il progetto ha le sue strutture ampie perché è modulato a seconda dei ragazzi, ovviamente, perché le elementari si fanno in un modo, i ragazzi che vengono in liceo un altro, e poi viene portato avanti anche con la realizzazione di progetti singoli per gli istituti o le classi di un certo istituto. Si fanno anche degli esempi di misure del campo elettromagnetico in modo che i ragazzi possano toccare con mano cosa succede vicino agli strumenti che usano ogni giorno, cosa succede vicino al cellulare. Una delle idee base è proprio quella di instillare il concetto che mentre quello che arriva dall'esterno è difficilmente controllabile da noi, quello che invece noi facciamo, ci facciamo, è assolutamente controllabile, cioè che ci sono dei modi per ridurre l'esposizione individuale. Tre abitudini saltate. Durante questi anni noi abbiamo proposto
di psicologia. Abbiamo proposto ai ragazzi per alcuni anni di questionari che sono stati soddisfatti per capire prima del nostro intervento che cosa i ragazzi conoscevano rispetto ai campi elettromagnetici, all'uso del cellulare, agli strumenti che utilizzano in casa per la radiazione e soprattutto per capire quali erano le loro abitudini. E poi un questionario è stato preparato per essere soddisfatto dopo il nostro intervento per capire che cosa era rimasto rispetto alle cose che erano state raccontate. Qui adesso io vi elenco un po' le abitudini, di tutte le abitudini, che poi sono le abitudini che abbiamo anche noi, insomma, tenere il rossetto acceso, per i ragazzi vuol dire di giorno in tasca, di notte sul comodino, sotto il cuscino, se non è sotto il cuscino molto spesso è in carica vicino al comodino. I ragazzi si svegliano molto spesso, soprattutto gli adolescenti, per l'arrivo di SMS, per fare chiamate, per parlare durante la notte. Molti di loro dedicano la maggior parte del tempo proprio alle attività connesse all'uso di palmari, a telefonate, a giochi, a SMS, a video di foto, eccetera. Spesso lo fanno in modo esclusivo, quindi escludono dalla propria vita altre attività. E queste attività si sommano poi alla televisione, ai giochi, vengono utilizzati con le station per la TV, eccetera. Hanno spesso un forte atteggiamento di affettività e di dipendenza psicologica verso il cellulare. È difficile che loro provino a ridurre l'utilizzo perché l'aspetto affettivo è quasi tranquillizzante, cioè avere questo strumento è uno strumento che fa sentire tranquilli in qualche modo. Questa è una delle risposte che si hanno più spesso nel questionario, non so, una scala di valori, come ti fa sentire? Ti fa sentire bene, ti fa sentire figo, ti fa sentire più grande, ti fa sentire tranquillo. Viene utilizzato come mezzo per entrare in contatto diretto con gli altri perché non si riesce a comunicare personalmente, quindi ci si lascia, ci si ama via SMS perché farlo sentirsi direttamente ti voglio bene è molto più complicato. Diventato il controllo delle relazioni affettive, non soltanto dei più piccoli, ma anche degli adulti. Spesso i ragazzi giustificano l'incapacità di staccarsene per motivi di sicurezza indotti dai genitori. Cioè, c'è questa teoria per cui l'adulto si sente tranquillo perché il ragazzino ha il cellulare in tasca, ma in realtà l'adulto non sa dove va il ragazzino, cosa sta facendo, quindi si induce un timore, ma in realtà non si riesce ad avere qualche controllo su quello che il ragazzo sta facendo. C'è una percentuale di questi ragazzi che manifesta anche dei fastidi con l'utilizzo del cellulare del cordes, manifesta stordimento, vertigini, dolori al viso, arredi, tutti più grandi, più la gamba. Molti usano anche più i telefonini, addirittura alcuni o hanno un doppio SIM oppure dividono la rubrica per gestore nell'intento di risparmiare. Quindi le tasche qualche volta se ne trovano anche due o tre a scuola. L'atteggiamento degli adulti è questo. Grosso modo gli adulti non fanno rispettare le regole, ma le trasgrediscono, cioè l'adulto razzola male e il giovane impara dall'adulto. Molti insegnanti tengono il cellulare acceso in classe, pur essendo gli utenti molto reperibili, nonostante ci sia un vecchio divieto imposto nel 2007, non per motivi di salute, ma per motivi di disciplinari. È molto difficile quindi vietare l'uso del cellulare in classe quando c'è l'adulto che lo utilizza durante la lezione. Molti genitori e molti insegnanti ancora oggi ignorano che tutti i ragazzi tengono il cellulare in classe di silenzioso perché è molto utile per passarsi i compiti, le soluzioni dei compiti in classe. E i ragazzi, a differenza di voi, sono in grado di non guardare la tastiera ma anche l'SMS, quindi lo fanno tranquillamente dalla tasca. Genitori e adulti utilizzano il cellulare e il cordes intensamente, dovranno fare più piccoli in età sempre più tenera. Fino a qualche giorno fa, aprendo poste.it, c'era una bellissima immagine di una mamma che lavora tenuto sulle gambe, con accanto un bambino lattante che ha il cellulare all'orecchio. Quindi un'immagine che mi ha fatto da benedire, abbiamo provato a scrivere il post.it dicendo ma guardate che questa immagine qua induce un comportamento che non è corretto.
insomma, io piccolissimo col cellulare all'orecchio, sono dato una risposta neutra delle serie, grazie per averci mandato la mail, ma non abbiamo visto niente. Spesso le mamme impongono nella carrozzina il cellulare accanto alla testa del bambino. Questa è l'abitudine sua, può aspettare le carrozzine e poi sempre c'è un cellulare in te. Della porta dell'insicurezza indotta dall'adulto abbiamo già parlato. I ragazzi a scuola collaborano molto spesso e realizzano anche dei manifesti di questo tipo. Questa mi è arrivata da una classe che ha fatto uno stage presso di noi un paio di anni fa. Per pubblicizzare l'idea, ricorda se i cellulari sotto i 12 anni non vanno usati se non in caso di estrema emergenza. Forse qualcuno l'ha visto, questo è l'interno del nostro pieghevole con così, il decalogo sulle buone regole per utilizzare il cellulare correttamente e limitare le esposizioni. I decaloghi di questo tipo ce ne sono tantissimi. Molti sono stati pubblicati nei giornali, molti sono stati fatti da organizzazioni anche di altri paesi. Le regole sono qui riassunte, non mi ci fermo più di tanto, ma insomma, si può limitare l'uso del numero delle chiamate, del tempo delle chiamate, usare la prima voce, non fare che il campanello acceso, non fare che ci giochino come premio, come per caso di vedere quello che si deve fare al ristorante, bambino o bambina che si agitava un po' perché era stufa di stare a pranzo con questi adulti noiosissimi e a un certo punto la madre ha detto se stai buona con il cellulare, così la bambina è lì a giocare, finita di telefonare tutta la sera, eccetera, eccetera. Prestare attenzione anche ai verbi FONS, cioè a quegli strumenti che si utilizzano per ascoltare il bambino nella stanza da letto mentre si sta in un'altra parte della casa, anche questi sono degli strumenti che mettono la frequenza, spesso mettono parecchio e vengono tenuti proprio vicino alla testa del bambino per sentire meglio dall'altra parte della bocca quello che succede. Le cose insomma penso che le conosciate, usare l'auricolare con il cavo, si può anche limitare l'esposizione, i picchi di esposizione tenendo il cellulare lontano dall'orecchio quando si sta per ricevere la chiamata o si aspetta che la persona dall'altra parte risponda. Si può cercare di evitare l'uso di auto, ma che non si abbia un sistema integrato con l'antenna nell'auto. Si può evitare di utilizzarlo nei mezzi in movimento, voi sapete che i mezzi in movimento sono i mezzi che hanno una cassa metallica che trattiene la radiazione e soprattutto perché diciamo, durante il percorso che noi facciamo c'è un continuo aggancio sgancio delle antenne che ci servono e quindi ci sono dei picchi di radiazioni maggiori, perciò è un utilizzo non corretto e va moderato. Io vorrei saltare tutte alcune cose, tutte alcune già viste e sentite. Rispetto a noi diciamo ai ragazzi, utilizziamo adesso da quest'anno questo manifesto che è stato realizzato in Inghilterra e che è stato preso come manifesto pubblicitario anche negli Stati Uniti dalla fondazione dell'oncologa Deborah Davis ed è l'avvertimento che riguarda l'utilizzo in tasca da parte dei ragazzi. Questo è un utilizzo che va dai 12-13 anni fino in su. E quindi siccome gli esiti e l'influenza negativa sulla fertilità ci sono, gli studi cominciano a dircelo e quindi è il caso di cominciare a premunirsi. Come vedete, qui ci sono descritti alcuni dei risultati, riguardano la modifica del DNA dello sperma, riguardano la riduzione della mobilità, la morire di queste cellule, eccetera. Quindi diciamo che su questo va posta la massima attenzione. Ci sono cose che voi avete già visto, per cui vorrei andare a farvi vedere un flash su quanto invece da un po' di tempo conosciamo, cioè il fatto che i produttori hanno cominciato da un paio d'anni a scrivere sui libretti di manutenzione, di uso e utilizzo dei loro prodotti alcune regole. E se adesso noi le scorriamo vedremo che sono le stesse del nostro decalogo. Qualche anno fa, un anno fa, è stata Time a partire con un'inchiesta giornalistica che ha fatto abbastanza scalpore, è stata ripresa da
molti giornali americani, poi da molti giornali europei, dalla televisione francese, perché un prodotto che è molto utilizzato e che molti di noi hanno, anche molto ambito dai ragazzi, all'interno scrive proprio questo, parla di distanza del corpo, a meno che il dispositivo non sia tenuto in una custodia apposita, parla di distanza di 25 mm, cioè 2,5 cm dal corpo, non dalla testa. Diciamo, il produttore sta già preparandosi sulla possibilità che altri utilizzi, che non siano solo quello all'orecchio, possono essere utilizzi che possono creare dei problemi di salute notevoli. Ci sono anche altre, questo è stato proprio riportato, semplicemente ingrandito dal libretto, dove si dice utilizzare il dispositivo nelle aree dove il segnale è forte, c'è l'indicazione delle barre del campo del cellulare, una condizione di segnale ridotto che potrebbe verificarsi nei parcheggi durante i viaggi in auto significa una maggiore energia che viene utilizzata dal cellulare. Utilizzare la funzione di voce, tenerlo ad almeno 2,5 cm del corpo, compreso l'addome per le donne incinte e l'addome inferiore per gli adolescenti. I produttori hanno scritto da 2 anni in tutto. Ridurre il numero di ore trascorse in conversazioni telefoniche. Più chiaro di così, basterebbe, quando si compra questa roba, leggere quello che c'è scritto. Quella foto l'ho messa perché quello è un altro utilizzo improprio che molte donne, soprattutto americane, hanno cominciato a fare, vanno a portare i bambini a scuola, vanno a fare jogging, e si tratta di classi sociali anche elevate, lo infilano nel registro. Non abbiamo mica dati di quello che può succedere, però sicuramente non è un uso appropriato anche rispetto a quello che il produttore dice. Vorrei ricordarvi adesso 2 cose che riguardano le normative italiane. E se le trovo, salto subito a questo. Sì. Al di là di una vecchissima norma del 95, dove si parlava di distanza di 20 cm dall'antenna del cellulare, sconosciuta a tutti e mai applicata, però erano anni in cui c'erano dei cellulari che c'erano moltissime antenne, quindi mai pubblicità. Bisogna dire che successivamente la legge quadro, la legge 36/2001, parlava proprio di progetti educativi, cioè di quello che noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo. Quindi c'è un articolo che dice che il Ministero dell'Ambiente, di concerto con gli altri ministeri della ricerca scientifica e della pubblica istruzione, doveva promuovere lo svolgimento di campagne di formazione e educazione ambientali ai sensi di una vecchia legge e autorizzare una spesa di 2.000 milioni di reame a decorrere dal 2001. Perché voi sapete che poi i gestori hanno comprato a prezzo importante le frequenze e quindi due parti di questo denaro che è stato creato doveva essere utilizzato per informazione, monitoraggio, eccetera, eccetera. Quindi la legge 2001-36, che è una legge dei concetti importanti per fare la minimizzazione, la riduzione delle esposizioni, eccetera, ha molti punti che non sono stati mai applicati, uno di questi, grosso modo, è proprio questo qui. E poi, addirittura, l'articolo 12 si parla di uno degli obiettivi su cui ci battiamo da 8 anni, cioè l'etichettatura di questi strumenti. No? Sarebbe giusto che quando qualcuno va a comprare un cellulare, magari per dare un sorriso, ci fosse un'etichetta o qualcosa che dice quali sono i livelli di esposizione che questo strumento dà, in maniera che uno consumatore possa scegliere di comprare un prodotto che richiede un più cooperativo dal punto di vista della salute. E quindi già allora, come vedete nella parte rossa, si parlava di informazioni che dovevano riguardare i livelli di esposizione prodotti dai dispositivi, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico. Anche l'ISPES ha lavorato in questo senso, ha fatto delle schede, almeno nel 2006, probabilmente c'erano anche prima, sulla sicurezza dell'ambiente domestico.
l'utilizzo corretto degli elettrodomestici, sono cose di cui parliamo anche a scuola ai ragazzi. E nel 2007 quella norma di cui parlavo prima, fatta per motivi disciplinari, parlava di divieto di utilizzo a scuola durante le attività didattiche da parte di tutti, di tutto il personale scolastico e degli studenti ovviamente. Ecco. Torno un attimo indietro e vi faccio vedere, forse ne avrete già viste, ma sono stata prima un po' fuori perché abbiamo fatto un'intervista a una giornalista di Rete, quindi non so che cosa abbiamo visto di queste cose. È stato parlato ovviamente di quello che il Parlamento europeo ha detto in questi anni, soprattutto nel 2011, e di quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto, quindi in questa parte io la salto. Vi faccio vedere velocissimamente che ci sono stati negli anni tantissimi appelli di scienziati di tutto il mondo, soprattutto riguardanti i più piccoli. Questo è uno del 2008, ce ne sono anche in precedenza, questo te lo faccio vedere perché c'è anche una persona che è importante italiana, che è il professor Franco Berlino, e anche qui si parla di divieto sotto i 12 anni di utilizzo del cellulare, se non per le chiamate di emergenza. Questi sono documenti che escono dal Comitato Nazionale Russo per la tutela delle radiazioni non ionizzanti, che già dal 2008 parlava del pericolo dei bambini, ed è interessante perché parlano di qualcosa che ci riguarda da vicino, però è il fatto che i bambini e gli adolescenti sono il target principale dell'industria della telefonia mobile, nonostante le raccomandazioni diffuse in quei paesi dal Ministero della Sanità per evitare l'uso da parte dei minori. Questo è un discorso importante perché è ripreso anche dal Consiglio d'Europa di recente, è stato ripreso dal Parlamento Europeo molte volte, cioè il fatto che ci sono dei campagne pubblicitarie molto invasive, molto forti nei confronti dei più piccoli che non sono in grado di autotutelarsi. E questo insomma è veramente pericoloso, perché i ragazzi sono abituati ad usare la tecnologia, nascono con un utilizzo facile di questi strumenti e quindi sono dei bersagli. Guardate, ieri, ma io stavo venendo qui e la radio passava la pubblicità di Sky, prendete una, che pubblicizzava per gli abbonati l'utilizzo dei programmi televisivi gratuito sui portatili e sui, come si chiama, gli iPad, no? E c'era la voce di un bambino che diceva, ho visto l'ultima puntata del cartone così, ma come l'hai vista? Se stai venendo a scuola, l'ho vista dall'iPad. Quindi andare a scuola con l'iPad, vedere il programma preferito, poi il cellulare in tasca per festeggiare con gli amici, eccetera. Ecco, quindi questo secondo me è un discorso importante, che ci dovrebbe essere una tutela nei confronti della pubblicità che viene fatta sui minori. Questo l'avete visto, è un manifesto fatto a Lione, che c'è un pieghevole, vuol dire una brochure fatta da viene dal Ministero della Sanità francese che viene distribuita anche nelle scuole. Questa è una dichiarazione del Ministero della Salute, della Gioventù dello Sport francese, dove si parla di approccio cautelativo per quanto riguarda i ragazzi e dove si invita alla prudenza, documento del 2008. Ce ne sono moltissimi altri, solo perché voglio dare l'idea che molti paesi si sono lavorati in questo senso, che molte organizzazioni hanno fatto gli stessi percorsi e che molte autorità e altri paesi hanno assunto questa direttiva di precauzione, al contrario di quello che sta succedendo da noi, anche in anni sono precedenti. Adesso, l'altra cosa che vorrei farvi vedere, beh, questa cosa ve la posso vedere se non l'avete vista, perché questo è il sindaco di San Francisco che da qualche anno fa una battaglia sull'utilizzo del cellulare, e, diciamo, soprattutto sulla necessità che il consumatore sia informato sui livelli di esposizione dei cellulari che compra, e ha introdotto una norma di obbligo di etichettatura che è stata molto contestata dai produttori, perché è vero che adesso il sindaco è in tribunale per questa questione, e ha fatto un manifesto che è questo, che in tre parole dice quello che si deve fare, no? E quindi è distribuito nel modo che sotto forma di adesivo. Quindi campagna informativa molto snella e molto veloce.
L'anno scorso ho avuto una serie di organizzazioni di tutti i paesi, ci siamo qui noi, abbiamo realizzato, trovato un accordo, non è stato facile, ma un accordo che riguardava in particolare i prodotti wifi, che sono casalingo, i cordless e i medicons, con un documento che aveva l'obiettivo di spingere il Parlamento europeo a varare delle norme per la riduzione dell'esposizione utilizzando prodotti tecnologicamente evoluti, diciamo più ecologici, così dire, sia per quanto riguarda i cordless, sia per quanto riguarda i medicons, e la possibilità di escludere facilmente i sistemi di accesso a internet senza fili che abbiamo a casa, che molto spesso restano accesi giorno e notte, no? Vado magari in vicino che invece ha problemi perché magari è più sensibile che noi lo sappiamo. Questo documento è entrato a far parte della relazione che è stata fatta nel maggio dell'anno scorso, presentata al Consiglio d'Europa, che poi fa uscire quel documento di cui si è parlato, hanno parlato i relatori precedenti. Lo stesso abbiamo cercato di rispondere a un documento che è stato preparato dai medici di Vienna, l'ordine dei medici di Vienna, che già in passato aveva fatto proprio uno dei primi decaloghi che erano usciti negli anni 2001-2002 sull'uso del cellulare, e quest'anno invece ha cercato, lo scorso 2011, ha cercato invece di mettere 10 regole per quanto riguarda la pubblicità, l'etichettatura, la formazione degli insegnanti sul rischio sanitario dei telefoni mobili, l'incentivazione dell'uso della rete fissa, quindi l'incentivazione di tariffe per mantenere il filo a casa. Perché uno dei problemi che abbiamo, e che abbiamo visto, vediamo anche i dati che ci danno i ragazzi a scuola, è che a casa si sta abbandonando, come sapete, il telefono fisso, e se il fisso è sempre un cordless, quindi l'esposizione è sempre notevole. Io dopo lasciare spazio alle domande, perché altrimenti non riusciamo, mi annoiamo anche tanto. E vi lascio con due frasi. La prima è questa, che è un po' lo slogan del nostro progetto. Di Einstein, che dice: l'uomo e la sua sicurezza devono costituire la prima preoccupazione di ogni avventura tecnologica. Non lo dimenticate mai quando siete immersi nei vostri calcoli e nelle vostre equazioni. L'altra frase è un po' più dura, ma è la suggerita una Giuliana, tra l'altro, che è la Giuliana di sociologa, ed è di Max Planck, fisica dei quanti. I vecchi paradigmi della scienza vengono cancellati solo quando i professori che li hanno proposti e su questi hanno costruito le loro carriere scientifiche e didattiche e le loro fortune sono morti a che fare con qualche problema di conflitto di interesse di cui abbiamo parlato prima. Vi lascio qui perché mi sembra.